strofinava così bene. Io sono incantato dalla parola di Dio. Posso dire com'è la mia vocazione è venuta illuminata dalla parola di Dio. Quando Geremia dice che in mezzo a loro c'è il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ma sta attento, non dice che sono portati sulle portantine. No, sono in mezzo al popolo e camminano con loro. E sono loro che segnano il passo della storia di quel popolo. Allora abbiamo bisogno di profeti, cioè di persone che rendono presente il futuro e lo rendono in presente in maniera scioccante per dimostrare come loro missione che il futuro è già presente e si vive in questa realtà. La comunità quindi deve mantenere la sua capacità di trasgredire, cioè transgredior, di andare oltre a quello che è l'accomodamento e lo spegnimento umano. Le membra che sembrano le più deboli sono le più necessarie. A loro dobbiamo tanto. È per questo che Cristo, figlio di Dio, si presenta al mondo con un vestito sorprendente. E per questo concludo con questa stranezza del Cristo che dà il primo annuncio della liberazione dell'endica. Dice lui, Cristo, sono venuto a dare la vista ai ciechi e finisce a liberare gli oppressi e a dare inizio a una era nuova. Siamo portati a dire quello è un ladro. No, mi dispiace, è un uomo che ha rubato, ma io mi devo incontrare con l'uomo, non con il suo furto. Ai poveri va data la risposta di cui essi hanno bisogno. Dare il sorriso ai bambini che non hanno più i loro papà e le loro mamme. La prostituzione non è compatibile con la dignità della donna. Dovremo lottare perché non avvenga lo scempio e l'orrore delle case chiuse. E un padre reste! Padre reste, pensi! Il dirimere le questioni con la guerra e tutti gli atteggiamenti collegati con la guerra devono essere aboliti. È necessario allora, prima di tutto, che questo movimento di costruzione di pace reale, di abolizione dei conflitti, abbia un suo posto nella legislazione. Il punto a cui bisogna arrivare, fondamentale, è il Ministero della Pace, da crearsi in ogni nazione, e gli assessorati della pace in ogni comune. Ma la devozione senza la rivoluzione non basta. Soprattutto le masse giovanili, non le avremo mai più con noi se non ci mettiamo con loro per rivoluzionare il mondo. Ma il vento è favorevole perché il cuore dei giovani, oggi io lo dico, non badate alle Cassandre, oggi batte per Cristo.